Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla dei videogiochi ancora con la voce originale. Eccoci a una piccola interruzione della pausa estiva per un TG Poro ricchissimo, ma soprattutto per ricordarvi che domani seguiremo in live insieme qui su YouTube la Opening Night Live della Gamescom. L'appuntamento è fissato a partire dalle 19:30 di domani, 22 agosto, e fossi in voi io non mancherei perché, come al solito, Jeff Keighley promette una serata piena di colpi di scena, anteprime e scarpe discutibili. Per essere sicuri di ricordarvi della live, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle porotifiche per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Pronti per l'angolo della poracciata Summer Edition? No? Vabbè, io inizio lo stesso. Come al solito, non perdetevi i giochi gratis offerti dall'Epic Game Store. Avete tempo fino a giovedì per riscattare Black Book e Dodo Peak, che verranno sostituiti da Homeworld Deserts of Karak. Non ho provato nessuno di questi tre giochi, ma di Black Book ho sentito pareri molto positivi. Fatemi sapere nei commenti se avete familiarità con questi titoli. Intanto Nintendo ha dato il via ai saldi multiplayer. Come al solito, i nomi altisonanti sono nella homepage delle offerte su eShop, ma non è che si tratti di chissà quali affari. Vi consiglio quindi di farvi un giro su Deku Deals per capire quali sono le vere offerte del momento. Come al solito, il sito vi aprirà un mondo. Di sicuro riuscirete a trovare la vostra fissa per le vacanze, se ancora state aspettando il vostro meritato riposo. E a proposito di andare in fissa e nerdate dure, è uscito su Switch Vampire Survivors, titolo di cui avrete sicuramente sentito parlare, anche se non avete mai visto un mio video dove lo consiglio. Il capolavoro indie arriva su Nintendo Switch in un'edizione che comprende anche il multiplayer. Io, dopo aver squagliato la Steam Deck su questo gioco, non posso che consigliarvene l'acquisto. Anzi, mi immagino che in due giocatori diventi ancora più coinvolgente. Solo ecco, mettete in conto di rimanerci sotto. Vampire Survivors è assuefazione pura, praticamente una droga. E prima di continuare con le recensioni positive, chiudo l'angolo della procciata non con un gioco gratis, ma con una demo stra-interessante. Twin Peaks Into the Night, la reimmaginazione in stile PS1 dell'iconica serie di David Lynch. Questo gioco, che riprende a piene mani dal primo Silent Hill, è un fan game da tenere d'occhio, soprattutto se avete vissuto in prima persona questa particolare era del gaming, o anche se semplicemente apprezzate Twin Peaks. La demo si può scaricare gratuitamente e vi lascio il link in descrizione, e vi ricordo che, trattandosi di un fan game, anche il gioco completo, quando uscirà, sarà completamente gratuito. Ma parlavamo di recensioni e bisogna per forza discutere di Blasphemous 2. Il 2023 è un'ottima annata per i Metroidvania e in particolare il periodo estivo ci ha regalato due esponenti ai poli opposti del genere. Quindi sarete felici di sapere che se avete apprezzato Illusion Island ma avete sentito la mancanza di un combattimento in grado di mettere alla prova le vostre abilità da gamers, beh, Blasphemous 2, secondo le prime recensioni, non solo è il gioco che fa per voi, ma è anche un seguito che migliora tutto quello che c'era di buono del primo capitolo. Rimane la difficoltà strapunitiva e il combattimento in stile Souls-like, ma questa volta si aggiunge l'interessante scelta iniziale di una tra tre armi molto diverse tra di loro, che garantiscono anche delle diverse abilità di esplorazione, e poi ci sono delle fasi platform ora molto più convincenti. Il tutto ovviamente è graziato da un'estetica inconfondibile, una pixel art brutale. Blasphemous 2 uscirà il 24 di questo mese, manca pochissimo, e non so voi, ma io credo che andrò di day one. E se con Blasphemous andavamo praticamente a colpo sicuro, c'erano molti più dubbi intorno a Bomb Rush Cyberpunk. Anche perché quando si cerca di catturare quel tipo di gaming arcade, anch'esso contraddistinto da un'estetica inconfondibile, nel 99% dei casi si dà vita a dei prodotti anacronistici e poco ispirati. È successo con gli eredi spirituali di Crazy Taxi ed ero sicuro che Bomb Rush Cyberpunk avrebbe fatto la stessa fine, e invece le prime recensioni hanno accolto con moderato entusiasmo questo revival non ufficiale di Jet Set Radio. Questo Bomb Rush riesce nella difficile impresa di accontentare un po' tutti, sia i nostalgici della Sega del periodo Dreamcast, sia i nuovi giocatori che si avvicinano
avvicinano al titolo non avendo la minima idea di cosa sia Jet Set Radio. Il gioco è già disponibile su eShop, però il prezzo di $39,90 è molto respingente. Credo che aspetterò un'edizione fisica, se mai arriverà. E voi? Visto che siamo in tema di attesa di edizioni fisiche, abbiamo anche il verdetto su Red Dead Redemption, riassumibile in bene ma non benissimo. In questo caso vi consiglio di recuperare l'analisi dettagliata portata avanti da Digital Foundry, sia della versione PS4 che di quella Switch. Perché ci troviamo di fronte a un prodotto che fa il suo, ma sta a voi decidere se quanto proposto da Rockstar e Take-Two sia abbastanza. Siamo anni luce distanti dal disastro della trilogia di GTA, e se non altro Red Dead Redemption è un porting competente anche su Switch. La versione per console ibrida gira a 1080p in modalità dock, va a 30 fps fissi in quasi tutte le occasioni, e rispetto alla versione PlayStation 4 le più grandi differenze sono a livello di filtraggio texture e dettagli ambientali. Finalmente quindi è possibile giocare a un capolavoro di qualche generazione fa in portabilità, in un'edizione ottimizzata a dovere, ma che rispetto al titolo originale non è che proponga chissà quale stravolgimento radicale, anzi viene a mancare tutto il lato multiplayer. Però mentre su Switch un risultato del genere è più che accettabile, anzi invoglia quasi all'acquisto, trovarsi un prodotto del genere su PlayStation 4 e di riflesso PlayStation 5 tramite retrocompatibilità lascia un bel po' di amaro in bocca. Per Red Dead Redemption è stato fatto il minimo indispensabile e il prezzo non è che sia proprio budget. Voi lo prenderete? Anzi, lo avete già preso o magari aspettate l'edizione fisica? E prima di passare alle notizie del giorno vi segnalo che Alan Wake 2 è stato rimandato di 10 giorni e la sua data di uscita slitta dal 17 al 27 ottobre. Un ritardo abbastanza inusuale, però giustificato in modo trasparente dalla stessa Remedy. Considerato tutto il ben di Dio che uscirà in quei giorni, sviluppatori e publisher preferiscono non gettare in mezzo alla mischia un titolo che rischierebbe di venire seppellito dalla concorrenza. Speriamo che a fine ottobre ci sia molto più spazio per far sì che Alan Wake 2 riceva l'attenzione che si merita. Però dai, vi prego, tirate fuori un'edizione fisica. Su! Va bene, passiamo alle notizie del giorno. No, Charles Martinet non è morto, ma è andato in pensione. Nintendo ha fatto sapere tramite un comunicato ufficiale che l'iconica voce di Super Mario, dopo 30 anni di onorato servizio, non doppierà più i videogiochi dell'idraulico italiano. Si tratterà però di una pensione a metà, visto che Martinet, d'ora in avanti, ricoprirà il ruolo di Mario Ambassador, ovvero, probabilmente, continuerà a promuovere in video e dal vivo i prodotti dell'idraulico italiano, pur non ricoprendo un ruolo attivo nella loro creazione. La notizia era nell'aria da un po', e se per il film di Super Mario sembrava semplicemente una scelta sensata, quella di affidare il ruolo di protagonista a un attore molto più noto al grande pubblico, c'è già chi si era reso conto che qualcosa non tornava nel trailer di presentazione di Super Mario Bros. Wonder. L'apporto di Martinet al mondo dei videogiochi è stato fondamentale, e non credo sia possibile immaginare Super Mario senza la sua interpretazione, anzi credo proprio che l'iconografia che via via si è plasmata nel corso degli anni intorno a questa buffa figura baffuta sia stata profondamente influenzata dal lavoro di Martinet. Quindi non ci resta che ringraziare Charles Martinet per aver dato voce e vita a una delle più grandi icone dei videogiochi, e a questo punto staremo a vedere come Nintendo deciderà di gestire la situazione da questo momento in avanti. La compagnia ha da sempre riciclato fino allo sfinimento voci ed effetti sonori, ma a questo punto potremmo anche pensare che Super Mario Bros. Wonder rappresenti un nuovo punto di partenza anche per il comparto audio. Voi preferireste vedere, anzi sentire, un nuovo doppiatore? Preferireste che venissero riciclate ancora le performance di Martinet? Oppure vi piacerebbe un approccio sperimentale da parte di Nintendo, magari tramite l'utilizzo di intelligenze artificiali per replicare e modernizzare la voce originale di Mario? Ma in questa puntata, piena di recensioni e anteprime incoraggianti, c'è un titolo che purtroppo non si unisce al coro. Poracci, io sono molto preoccupato per il ritorno di Metal Gear, e non mi riferisco tanto al Delta, il remake di Metal Gear Solid 3, quanto piuttosto al lavoro svolto sulla Master Collection, cioè la raccolta dei primi tre Metal Gear Solid con l'aggiunta di numerosi bonus. Il problema non sembra essere tanto nel pacchetto completo, che a livello contenutistico propone veramente tante cose, dai primi Metal Gear fino a numerosi contenuti bonus, quanto piuttosto nella qualità di queste conversioni.
Anche in questo caso, proprio come per Red Dead Redemption, è stato scelto di fare il minimo indispensabile per questa collection, con risultati, almeno secondo le prime anteprime, che per i miei personalissimi standard sono a dir poco deludenti. I giornalisti invitati agli eventi di preview hanno potuto provare la versione Switch della collection e questo è quello che sappiamo. Metal Gear Solid 2 e 3 sono basati sulle remaster della HD Collection di Bluepoint Games, ovvero delle riedizioni ormai vecchie di una decina di anni, e hanno una risoluzione di 720p su tutte le console e su Switch inoltre girano a 30 fps, la metà di quanto proposto originariamente da Bluepoint su PS3 e Xbox 360. I giornalisti hanno inoltre evidenziato dei vistosi cali di framerate durante le prove di Sons of Liberty e Snake Eater, senza contare che il primo Metal Gear, che probabilmente gira alla risoluzione originale senza alcun tipo di miglioramento grafico, presenta numerose mancanze in fase di doppiaggio, questo perché i tutorial sono stati riscritti per indicare i tasti delle nuove console, e chissà come Konami deciderà di gestire questo problema, considerando tutte le differenti lingue di localizzazione e anche le differenti piattaforme con i rispettivi i sistemi di controllo. Insomma, capisco che questa sarà l'occasione perfetta per tanti giovani fan per avvicinarsi per la prima volta a questa storica serie, ma nel momento in cui Konami decide di ridare lustro a un brand così importante, le cose vanno fatte con cura e non buttate a caso tanto per essere vendute e basta. Insomma, la collection è in uscita il prossimo 24 ottobre e fossi in voi aspetterei prima di acquistare ed eviterei di fare il pre-order a occhi chiusi. Capisco l'affetto nei confronti della serie, ma tenete conto che la Master Collection potrebbe rivelarsi una bella occasione sprecata, quindi se per voi è importante la resa tecnica oltre che l'offerta contenutistica, tenete bene gli occhi aperti quando usciranno altre anteprime e soprattutto le recensioni. Nessuno ci corre appresso e ci obbliga all'acquisto, soprattutto ad ottobre, dove ci sarà da giocare il mondo intero. Voi cosa ne pensate di questi primi dettagli emersi relativi alla Master Collection? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi ricordo l'appuntamento di domani alle 19.30 in live qui su YouTube per seguire insieme la Opening Night Live della Gamescom. Mi raccomando, non mancate perché sarà un appuntamento poraccio al 100%. Non mi resta quindi che darvi appuntamento a domani, vi aspetto nei commenti, vi leggo tutti quanti e voi, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Metal, Michele Solid, ciao, via! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ha 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 ha